Questo è il contenuto della scatola della nostra luce a LED che io ho già aperto, quindi la trovate sicuramente più composta di come adesso. Allora, questo è il gancetto che vi serve per fissare questa luce. Lo dovete inserire così e poi lo andate a fissare in questa maniera. E per accenderlo dovete premere questo circa 3 secondi. E fa luce. Adesso io le luci accese, quindi si vede poco, però fa veramente una bella luce al buio. Poi qui è il sensore touch e oltretutto va con dei sensori di luce, quindi potete sia voi con il dito abbassarla e aumentarla, oppure con i sensori notturni aumenta e diminuisce da sola la luminosità. E è utile anche se la utilizzate per esempio non solo alla bici, ma io la utilizzo in scooter perché la luce di cortesia si vede poco, quindi la lascio sotto la sella e quando ho bisogno la accendo. Qui sotto ha il cavetto di ricarica micro USB che è utilissimo al posto delle pile. È impermeabile, quindi potete tranquillamente prendere la pioggia. E questa è la luce principale con la base di supporto. Poi questo è il cavetto nero per ricaricarla, che alla fine sono due cavetti. Questo teoricamente sarebbe per la lucina posteriore piccola e questa sarebbe per la luce grande, ma alla fine sono il solito identico cavo, quindi ne avete due. E questa è la lucina che dovrete mettere dietro al seggiolino della bici. E anche questa si ricarica tramite presa USB. Meno male. E questi sono i due gancettini che dovrete andare ad utilizzare, sono le misure, quindi se avete una bici o a seconda di dove lo mettete dovete fissare il cavetto 1 e 2 qui e farà praticamente questo. Rimane fissa così. È abbastanza precario, però rimane comunque bello, bello stabile. E per accenderlo avete un bottoncino qua piccolino, lo premete e lui fa varie luminosità. Questa è quella fissa. Quindi comunque al buio si vede veramente bene anche questo. E per spegnerlo tenete premuto. Qui ha un piccolo gommino che serve a fare un po' di spessore e comunque anche la porta della ricarica fa un piccolo spessore, quindi non andrà a muoversi. E poi avete il libretto di istruzioni che però è o in lingua inglese o presumo cinese, quindi comunque l'utilizzo è veramente semplice.